Buongiorno a tutti, proseguiamo la nostra analisi sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 126-2019, come convertito in legge lo scorso dicembre. Oggi ci soffermeremo su una parte dell'articolo 1, in particolare un comma introdotto in sede di conversione, il comma 18, che prevede un mini piano straordinario di assunzioni. Spieghiamo meglio. Il legislatore ha voluto riservare i posti resisi disponibili dopo l'esodo di quota 100 e che non sono stati assegnati durante le operazioni di immissione in ruolo dello scorso anno scolastico a nuove immissioni in ruolo. In particolare, la legge prevede che questi posti, che sono circa 9.000, saranno interamente assegnati ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie valide per l'immissione in ruolo e che siano inseriti a pieno titolo. Quindi questa precisazione prevede che tutti gli inserimenti con riserva nelle graduatorie utili ai fini dell'immissione in ruolo non saranno valide per poter essere immessi in ruolo su questi 9.000 posti. In particolare la legge prevede che la decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo sarà retrodatata al 1° settembre 2019, mentre la decorrenza economica partirà dalla presa di servizio e quindi dall'anno scolastico 2020-2021. Un'altra particolarità che desta forse qualche perplessità è che queste assunzioni precederanno le operazioni di mobilità e le nuove assunzioni ordinarie previste per il 2020-2021. In particolare, i docenti assunti su questi posti, su questi 9.000 posti, potranno scegliere la provincia e la sede prima ancora delle operazioni di mobilità. Si tratta di una vera e propria deroga al sistema generale che finora abbiamo visto applicato, che prevede ovviamente la priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle operazioni di immissione in ruolo. Si tratta di una deroga anche al principio generale previsto dal testo unico sul pubblico impiego, che prevede in linea generale che debba prima essere esperita la procedura di mobilità rispetto alle nuove assunzioni. Vedremo se questo sistema introdotto in via straordinaria dal decreto legge 126 resisterà ad eventuali contenziosi. Grazie a tutti e arrivederci.